Editrice Ettori, io sono Giada e bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di un libro che è uscito da pochissimo nelle librerie italiane e si tratta di Ti ho trovato fra le stelle di Francesca Zappia. È un libro che ha avuto un enorme successo in America, forse lo conoscerete per il titolo originale che è appunto Eliza and Their Monsters, e ci tenevo tantissimo a ringraziare la Giunti sia per questa copia ma in generale appunto per aver portato qui in Italia, per aver tradotto questa storia, per aver permesso anche ai lettori italiani di conoscere questa storia e di leggerla, e in generale comunque per tutte le meraviglie che solitamente, come sempre, pubblica. Ti ho trovato fra le stelle è un inno al fandom, è un libro nel quale puoi rispecchiarti ed è un libro che ti fa sentire capita e che ti fa sentire parte di qualcosa di bello e di importante, ed è per questa ragione un libro che penso tutti gli adolescenti lì fuori debbano leggere, e sono stata veramente molto contenta perché questo libro ha soddisfatto appieno le aspettative che avevo e soprattutto è stato anche un qualcosa che non mi aspettavo fosse. Ci tengo a fare una precisazione prima di entrare nel vivo della recensione, ed è che Ti ho trovato fra le stelle e sì, un romanzo young adult divertente, emozionante, con una storia veramente molto bella, ma allo stesso tempo affronta tematiche molto profonde, molto delicate, quali appunto i disturbi mentali, l'ansia, la depressione, ed è un libro che non va preso alla leggera da questo punto di vista, è un libro che va iniziato e che credo debba essere venduto anche con questa consapevolezza, perché è una parte importante dei temi comunque che affronta. Entrerò più nei dettagli quando vi parlerò dei temi appunto affrontati, ma ora iniziamo dalla trama. Protagonista della storia è Eliza Mirk, una ragazza che frequenta le scuole superiori e che nella vita reale cerca di fare il possibile per essere invisibile. È timida, solitaria, non ha amici ed è considerata appunto la stramba, la strana della scuola. Online, però, nel mondo di internet, Eliza è letteralmente una star. È infatti conosciuta come Lady Constellation ed è l'autrice, la disegnatrice di Mare di Mostri, il webcomic, il fumetto web appunto più famoso. Un fumetto, una graphic novel, quella di Eliza, che ha milioni di seguaci. Nessuno però conosce la vera identità di Lady Constellation, chi c'è dietro Mare di Mostri. Ed Eliza tiene più di ogni altra cosa al fatto che la sua identità venga appunto mantenuta nascosta. Mare di Mostri rappresenta l'intero mondo di Eliza e l'internet, la vita online, è il posto in cui appunto Eliza si sente più sicura, il posto in cui ha degli amici, Emmy e Mark, che ha conosciuto proprio su internet. Questo è il mondo di Eliza ed Eliza è felice così. La sua web community la fa sentire amata e la fa sentire parte di qualcosa di importante e il resto del mondo non le interessa. Poi però un giorno a scuola arriva Wallace, un nuovo studente che non parla con nessuno, che scrive fanfiction e che decide di aprirsi proprio con Eliza. Eliza per la prima volta non si sentirà invisibile a scuola e insieme a Wallace Eliza inizierà a scoprire che forse anche la vita offline vale la pena di essere vissuta. La trama di Ti ho trovato fra le stelle è una trama molto lineare, non è una trama molto complessa, anzi a tratti è abbastanza scontata anche, nel senso che molte cose si capiscono. Però la forza di Ti ho trovato fra le stelle sta proprio in questa sua semplicità. È così che viene posto l'accento e che vengono approfondite le tematiche principali del libro, ed è proprio così che riusciamo ad entrare bene nella quotidianità dei personaggi, nella storia di Eliza profondamente, anche di quella di Wallace. Per quanto riguarda l'ambientazione del libro, quella principale è appunto l'ambientazione tipica di una cittadina americana, l'ambientazione scolastica del liceo di Eliza, quella familiare, ma ho trovato che l'importanza dell'ambientazione in questo romanzo non stia tanto nell'ambientazione appunto della vita reale di Eliza quanto in quella online, o meglio nell'ambientazione di Mare di Mostri. Mare di Mostri è come se fosse una sorta di mondo all'interno del mondo. Il mondo di Mare di Mostri ci viene descritto grazie ad Eliza, ci viene spiegato, è veramente una parte viva del romanzo di cui ho amato profondamente leggere. Passando invece ai personaggi, ovviamente quello principale è la nostra protagonista, è Eliza, è un personaggio veramente complesso. La possiamo poi considerare proprio una fangirl, perché Eliza è parte di un fandom, o meglio è la creatrice di un fandom, che è una cosa enorme. E io mi sono rivista profondamente nell'amore di Eliza per le storie, per i suoi personaggi. Attraverso Eliza viene rappresentato in modo quasi perfetto quello che significa far parte di una web community. Eliza mostra al mondo ciò che ognuno di noi come lei vorrebbe far capire, l'importanza, la bellezza ma anche la negatività del mondo dell'internet, ma allo stesso tempo Eliza è un adolescente con
problematiche. Eliza infatti soffre di attacchi d'ansia e di panico, e anche questo aspetto è un qualcosa che tocca e sconvolge nel profondo. E caratterizzazione ottima ce l'ha anche il personaggio di Wallace, un ragazzo che apparentemente, ossia dal suo fisico, dal suo aspetto, si direbbe appunto giocatore di football, ma che in realtà è uno scrittore ed è timido, e anche lui ha alcune problematiche, in particolare il fatto che soffre di mutismo selettivo. E Wallace è stato un personaggio adorabile, veramente molto dolce, anche se nella parte finale avrei un po' voluto prenderlo a ceffoni, ma sorvoliamo. Passiamo poi a quello che è l'aspetto forse più importante di questo libro, ossia tutte le tematiche che vengono affrontate. In particolare voglio concentrarmi su quelle che ritengo le tematiche più importanti, quelle che sono effettivamente l'anima della storia. Ovviamente il primo tema di cui vi parlo è appunto il tema della vita online, dell'internet, che è appunto una parte importantissima della storia, della vita comunque di Eliza. Io ho amato il fatto che Francesca Zappia abbia affrontato questa tematica con una consapevolezza incredibile, nel senso che è riuscita veramente a descrivere e a far arrivare, a mostrare a tutti ciò che significa appunto la vita online, portandone alla luce sia gli aspetti positivi e gli aspetti meravigliosi e stupendi, sia comunque quelli negativi. Ci mostra entrambe le facce della medaglia, perché ovviamente nessuna cosa è tutto rose e fiori, e come internet ti permetta di incontrare persone che hanno la tua stessa passione, che sanno quello che provi. Che sì, dannazione, le amicizie online sono tanto vere quanto quelle nella vita reale. E questa è una tematica che mi sta veramente molto moltissimo a cuore, perché la mia generazione, ma anche appunto la generazione degli adolescenti di oggi, è una generazione che è cresciuta con l'internet. E se c'è una cosa per quanto riguarda gli aspetti positivi dell'internet e della vita online che ho sempre sostenuto e che continuo a sostenere per esperienza personale, è il fatto che molti degli amici che io ho, delle amicizie vere che ho oggi, sono anche amicizie che ho fatto grazie ad internet. Internet, e comunque anche nel caso ad esempio di YouTube, di avere un qualsiasi tipo di passione e condividerla online, mi ha permesso di conoscere persone che io non avrei mai, praticamente forse mai incontrato nella mia vita se non fosse stato per internet. Altro tema molto importante di cui ho già accennato comunque all'inizio video è quello dei disturbi mentali, che sono trattati, sono presenti e sono affrontati in questo libro. La cosa che ho apprezzato moltissimo è il fatto che Francesca Zappia ha inserito questo aspetto in maniera molto sottile e molto delicata, che quasi non te ne accorgi, ma allo stesso tempo sono lì, sono presenti. E ho amato il modo in cui l'autrice è riuscita a trattarli in maniera vera. Ci sono state, per quanto riguarda questo aspetto, tantissime scene all'interno di questo libro che mi hanno veramente scossa profondamente, durante le quali mi sono ritrovata in lacrime, che mi hanno veramente colpito e mi hanno fatto stare male per il modo in cui erano descritte. Ho amato poi, tra le altre tematiche, anche uno dei temi forse un po' più nascosti però importanti, che è il tema del coraggio. Il coraggio di avere dei sogni, di aggrapparsi ai sogni e di combattere, lottare. E soprattutto anche il fatto che Ti ho trovato tra le stelle è sì un inno alla vita online, alla vita di internet e al far parte di un fandom, ma allo stesso tempo è anche un inno al non restare chiusi in se stessi, ad affacciarsi sul mondo lì fuori. Ho amato tantissimo anche tutte le altre tematiche più o meno base dei romanzi young adult: amore e amicizia, in particolare il legame che si verrà a creare fra Eliza e Wallace, è veramente bellissimo, dolce, e l'ho amato. Lo stile è veramente immediato e rende Ti ho trovato tra le stelle una lettura velocissima, io l'ho letteralmente divorato. Mi è piaciuto tantissimo anche il formato del romanzo, perché oltre appunto alla storia e ai capitoli ci sono anche i disegni di Mare di Mostri e appunto parti comunque di storia. Bene lettori, la recensione si conclude qui. Io spero tantissimo, come al solito, che vi sia piaciuta. Fatemi sapere giù nei commenti se è stato così, e soprattutto fatemi sapere se in qualche modo un po' vi ho incuriosito a leggere questo libro, o se tra di voi c'è qualcuno che l'ha già letto, cosa ne pensate, insomma parliamone, fatemi sapere. Vi ricordo anche, come al solito, di lasciare un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, e giù nella info box trovate tutte le informazioni sul libro e anche i miei altri social network, quindi Instagram, Twitter e Facebook, sui quali posto giornalmente. Se volete seguirmi anche lì, mi fa sempre piacere. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia anche oggi, vi mando un grande bacione e noi ci vediamo nel prossimo video, lettori. Ciao!